pace nell'aria, nel vento, così il tuo profumo che sa del fiore dell'onda, fa che possa essere tua sposa, per le infinite L'unione con il nostro spirito guida o con il divino di lezione del cuore, in questa cultura patricentrica, questo si è perso, ma per fortuna non del tutto e non per tutti, questo è successo. Molti hanno dimenticato gli eventi, le entità, gli spiriti guida. E non ci porta a noi tutto questo. L'anima aspira alla nostra evoluzione, alla nostra crescita, ad affinare tutto ciò. Simbolo presente in tutte le tradizioni spirituali dei popoli è il matrimonio mistico, riconoscere il nostro spirito, riconoscere il divino del cuore, vedere nel divino un'unione totale e completa, anche carnale, e questo non è precluso a nessuno. Tutti hanno questo diritto di nascita e questa opportunità. Le nozze alchemiche, con lo sposo o la sposa invisibile, ctoneo o celeste. Tutte le tradizioni parlano dello spirito e della natura. In Oriente Purusha e Prakriti, in Occidente parola e amore, oppure psiche e amore. Una radice di molti problemi è l'uscita da questo matrimonio mistico. Tutti abbiamo la possibilità dello Hierogamos. Il matrimonio mistico è essere sposi o spose del divino, amore con il divino, unione nella non dualità. La dualità è creata dalla mente. La non dualità è una mente artistica, una mente che crea bellezza, arte, e che con la fede, in unione col Dio, con la Dea, si arriva alla vera conoscenza. Ci si dovrebbe arrendere al divino. Si lascia andare il controllo, l'attaccamento, la rabbia, e ci si sente unite e uniti al Dio o alla Dea. C'è uno scambio, si diventa una, uno. La mente porta all'ego e separa dal matrimonio mistico. La mente non sa stare nel presente e quindi in ogni istante nell'unione mistica rimaniamo nel cuore, nello stato di coscienza di luce, non nell'ego. Nel matrimonio mistico si è liberi. Sono tua e non posso essere gli altri, la tua voce nell'aria, nel vento, così il tuo profumo che sa. La vera unione. Non credo sia presunzione o egocentrismo, è solo quello che provo per te, che mi fa sperare di poter essere sin d'ora la tua compagna. Il desiderio più grande è di diventare la tua sposa mistica, di essere con te sempre per l'eternità. Ho rinunciato a un matrimonio terreno per consacrarmi a te. So che questa unione non finisce, è duratura. Per me è la vera unione. Sono tua e non posso essere.